Allora, in questo video andiamo a risolvere un po' di scomposizioni con il trinomio speciale, in cui appunto andiamo a cercare somme prodotto, no? Quello che abbiamo visto in classe ultimamente. E quindi andiamo a prendere, ad esempio, vediamo tutti i casi, no? Tutte le possibili eventualità. Ad esempio, vado a prendere questo trinomio y quadro meno 9y più 8 e mi chiedo come scomporlo. Allora, ovviamente uno prova tutto quello che sa, arco il dimento totale, cerca il quadrato di binomio ma non lo trova. Allora prova a fare la scomposizione con il trinomio speciale. Vi ricordate? Controllo che questo coefficiente sia 1, cioè quello del termine y quadro, e poi vado a cercare due numeri che in prodotto mi diano 8. E insomma mi diano meno 9. Ok? Ora ci ragionate un attimo, a partire dal prodotto, provate a pensare alle varie combinazioni. Ad esempio, 8 lo ottenete facendo meno 1 per meno 8. Ok? Perché poi se fate meno 1 più meno 8 ottenete meno 9. Allora, facendo tutti i passaggi, y quadro meno 9 lo riscrivete come meno 8 e meno 1, quindi meno 8y meno y più 8. A questo punto fate un raccoglimento parziale. Qui raccolgo meno 1, viene y meno 8, e quindi, che poi potete direttamente saltare qua volendo, vedete che ottengo direttamente y meno 8, y meno 1, cioè i due numeri che stavo cercando. Prendiamone un altro, ma poi sono veramente tutti uguali. M alla seconda meno 2m meno 24. Stesso discorso, ho meno 24 e meno 2. Due numeri che in prodotto diano meno 24. Fra le varie combinazioni, quello che va bene qui è il 4 moltiplicato per meno 6, perché infatti 4 più meno 6 fa proprio meno 2. Eccoci qua. Potendo fare questo, allora adesso m quadro, il meno 2 lo riscriviamo come più 4m meno 6m meno 24. Raccolgo una m, ad esempio, dai primi due, mi rimane m più 4, raccolgo un meno 6 dagli ultimi due e rimane m più 4. E quindi m più 4 lo raccolgo e mi rimane m meno 6. Ok, questo è il caso in cui il coefficiente di y quadro è uguale a 1. Vediamo il caso in cui invece il coefficiente non sia uguale a 1, ma sia diverso. Quindi, ad esempio, prendo 10 x quadro più 7x meno 6. Quando questo coefficiente non è uguale a 1, ma è diverso da 1, come in questo caso, quello che faccio è fare il prodotto fra il coefficiente del termine di secondo grado e il termine noto. Quindi faccio 10 per meno 6 e ottengo meno 60. Ora, noi dovremmo andare a cercare due numeri che in prodotto diano meno 60 e che in somma diano 7. Ok? Cambia poco rispetto all'altro metodo. Quindi, visto che ho meno 60, posso pensare a come si ottiene meno 60, potrei pensare a, visto che poi deve venire 7, 12 per meno 5, che fa meno 60. Quindi poi 12 più meno 5 fa proprio 7. Allora cosa faccio? Questo me lo riscrivo così: 10x quadro più 12x meno 5x meno 6 uguale a che cosa? Raccoglimento parziale, quindi raccolgo un 2x, rimane 5x più 6, raccolgo un meno 5x più 6. A questo punto raccolgo 5x più 6 che moltiplica per 2x meno 1. Ok? Ne vediamo un altro.
Ad esempio, vediamo uno qualsiasi, tanto uno veramente vale l'altro. Questo 15p alla seconda più 7p meno 2. Benissimo, cosa faccio? Noto che qual coefficiente è diverso da 1, quindi vado a moltiplicarmi 15 per meno 2, che dà ovviamente meno 30. Ora devo cercare due numeri che in prodotto mi diano meno 30 e che in somma mi diano 7. Ok? Ora, se ci pensate un attimo, potrei andare a prendere, deve fare meno 30, posso andare a prendere, meno 3 e 10. Perché meno 3 più 10 fa 7, esatto, e quindi quello che ottengo è 15 pi al quadrato più 10p meno 3p meno 2. Qua raccolgo un 5p, quindi rimane 3p più 2 meno 3p più 2. E quindi raccogliendo 3p più 2, ecco che ho scomposto il polinomio. Vediamo anche il caso con la sostituzione, in cui ad esempio io mi trovo un polinomio di questo tipo, x alla quarta meno x quadro meno 2, che visto così non è chiaramente un trinomio di secondo grado, però noto che c'è un rapporto di 2 fra 4 e 2. E allora posso usare quel trucchettino, che è la sostituzione che poi si userà tantissimo in matematica, che è il seguente. Io dico che pongo x quadro uguale a t, che è un'altra variabile. E quindi se x quadro è uguale a t, x alla quarta è t quadro. Quindi t alla seconda meno t meno 2. Ho semplicemente sostituito, no? Ora vedete che t alla seconda meno t meno 2 posso usare il trinomio particolare o speciale. Quindi vado a cercarmi due numeri che in prodotto siano meno 2 e che in somma siano meno 1. Ora, meno 2 lo ottenete facendo meno 2 per 1, e meno 1 lo ottenete facendo meno 2 più 1. Allora vado a farmi il conticino, quindi viene, facciamo tutti i passaggi, visto che vado a scrivermi t quadro meno 2t più t meno 2, come prima, no? Qui raccolgo t e quindi viene t meno 2 più t meno 2. Raccolgo t meno 2 per t più 1. Arrivato qui non mi devo dimenticare che in realtà t era x quadro e quindi lo risostituisco e quindi diventa x quadro meno 2 per x quadro più 1. Ok? E questo risolve il nostro problema. Facciamone un altro. Ad esempio, x alla 10 meno 2x alla quinta meno 15. Stessa cosa, non è di secondo grado, è un trinomio in cui però noto che c'è un rapporto di 2 fra 10 e 5. E allora se pongo x alla quinta uguale a t, mi viene fuori un trinomio di secondo grado nell'incognita t, perché se x alla quinta uguale a t, x alla decima è t al quadrato. Meno 2 meno 15. Benissimo. Vado a cercarmi due numeri che in prodotto mi diano meno 15 e che insomma mi diano meno 2. Ok? Qui quindi il ragionamento è: cosa posso scegliere? Posso scegliere meno 5 e 3, perché poi meno 5 più 3 fa meno 2. Questo me lo riscrivo come t quadro meno 5t più 3t meno 15, quindi t
per t meno 5 più 3 per t meno 5. Raccolgo t meno 5, t più 3. Non mi devo dimenticare che io lo volevo in x alla quinta, quindi risostituisco e la mia scomposizione sarà x alla quinta meno 5 per x alla 5 più 3. Ok? E questo chiude il video sul trigonometro.